A caccia di tabacco, di droga, Maike ed Esco, i due amici speciali allegri, da come si evince dal comportamento, questa mattina sono stati presentati i ragazzi del liceo scientifico Da Vinci, dalla squadra di Antonio Caputo, comandante della Guardia di Finanza di Pescara. Una bella lezione di legalità, tema caldo, le merci contraffatte, le grandi firme che costano poco e che piacciono, tra l'altro, non solo ai giovani, e poi i reati, da quelli amministrativi per arrivare ai processi penali. E dunque la tappa in tribunale diventa un passaggio obbligato. Oggi una giornata che la Guardia di Finanza dedica ai ragazzi, alle nuove leve e magari anche aspiranti ufficiali o ispettori del corpo. L'occasione è quella del progetto Alternanza Scuola-Lavoro, a quale noi stiamo fornendo il nostro contributo per far conoscere cos'è la legalità dal punto di vista di una forza di polizia, polizia economico-finanziaria, cercando di spiegare e dare qualche consiglio anche su come evitare acquisti incauti. Infatti, alle mie spalle forse potete anche intravedere quella che chiamiamo la bancarella, dei prodotti contraffatti, dei prodotti non sicuri. Quindi cercheremo oggi di spiegare chi siamo, cosa facciamo e dare delle indicazioni utili ai ragazzi. Lo scopo è anche quello di dare informazioni a chi non conosce il lavoro delle fiamme gialle e potrebbe trovare spunto per un futuro che semplicemente è un po' al di fuori dagli habitat digitali. Tutta la mattinata è qui organizzata presso il nucleo di polizia economico-finanziaria, nella caserma dedicata a Armando Parete, che spiegheremo insomma ai ragazzi, il nostro eroe finanziere, diciamo, vittima degli orrori della Shoah. Ecco, poi spiegheremo piano piano insomma quelle che sono le funzioni della Guardia di Finanza e poi una chicca, abbiamo due giovani colleghi, un ufficiale che sta seguendo il percorso formativo, sta facendo il tirocinio qui a Pescara da noi e che spiegherà com'è la vita d'accademia, com'è la vita militare, perché insomma sembra un mondo lontano. Noi oggi abbiamo aperto la nostra caserma proprio per far vedere che in realtà è tutto comune, è tutto molto vicino ai giovani, è anche una vita accattivante. E poi abbiamo anche un giovane ispettore uscito da poco dalla scuola Ispettori dell'Aquila che spiegherà un po' come si svolgono questi percorsi formativi.